Nuova rivoluzione ai Colli di Pescara con Mauro Di Lanzo, responsabile tecnico di ambiente. Parliamo di questo porta a porta che diventa operativo in tutti i Colli di Pescara, perché prima era un po' a zone, diciamo a macchia di leopardo, con esempi anche eclatanti di cui ci eravamo occupati, con strade che facevano da un lato la raccolta e dall'altro no, parliamo sempre del porta a porta. Ora bidoncini per tutti per evitare quello che vedete, questo scempio. Vogliamo responsabilizzare i condomini, tutti i cittadini, ma in primis i condomini, perché accade quello che stiamo vedendo, ossia i cittadini che appartengono a questo palazzo hanno un'isola a loro dedicata, però un'isola aperta a tutti, lontano dal palazzo, quindi permette che tutti i cittadini possano venire in questa zona e buttare i propri rifiuti. Con una cosa ancora più grave è che i rifiuti non sono differenziati. La cosa grave, quindi la mancanza di sensibilità, è che noi vediamo l'alluminio, la carta, l'organico, i tappeti, quindi una situazione indecorosa. Pertanto noi stiamo portando avanti questa riorganizzazione, che consiste nel domiciliarizzare i bidoni delle pertinenze condominiali, in modo tale che noi abbiamo la responsabilità diretta del condomini con la propria area. I condomini possono chiedere l'occupazione del suolo pubblico e realizzare un'isola ecologica per loro, in modo tale che solo loro la possono utilizzare. Quindi questa è una cosa molto importante che permetterà di evitare quello che sta accadendo adesso. Quindi la nostra riorganizzazione comporterà innanzitutto la delocalizzazione delle aree, delle isole condominiali, attraverso queste due soluzioni. Oppure un altro passo importante è che abbiamo unificato in questa zona la raccolta della plastica insieme all'alluminio, in modo tale da ridurre, perché oggi in questa zona avevamo una soluzione mista, nel senso i cittadini conferivano separatamente l'alluminio con la plastica, invece adesso la unifichiamo. E so che voi pensate a degli ausiliari ambientali che potranno addirittura elevare delle sanzioni. Il cittadino abituato a conferire il proprio sacchetto in quest'area continuerà a mantenere quell'abitudine, quindi noi con le guardie, con gli ausiliari ambientali vorremmo monitorare queste zone in modo tale da ridurre questa brutta abitudine, quindi è un'azione molto importante che dovrà essere fatta, perché noi dobbiamo garantire la tutela di un'area che, tolti i bidoni, non deve diventare un ricettacolo di rifiuti di cittadini che magari non vogliono fare la raccolta differenziata. E l'ultima, invitiamo a non lasciare vicino ai mastellini dei sacchetti semplici di plastica con i rifiuti, per un motivo altrettanto semplice: la notte cani o gatti ne fanno scempio e il giorno dopo la città è sporca. E questo dipenderà soprattutto dal senso civico, che noi abbiamo dato l'attrezzatura affinché la raccolta possa essere fatta. Nel caso in cui il cittadino porta il sacchetto, come accade in questo caso, il sacchetto è misto, quindi non ha fatto la raccolta, quindi non ha dedicato il rifiuto nel proprio contenitore, quindi abbiamo il problema che arrivano i randagi, gli animali, spaccano tutto, ed ecco l'azione degli ausiliari che dovranno monitorare queste zone.